Eccoci, come sempre quando si entra in cucina di un grande chef è un onore, un piacere e anche qualcosa di particolare. Riccardo Ferrero, siamo al Camino Kitchen via Maria Vittoria a Torino, aperto da non molto, da pochi mesi. Io questa sera ho apprezzato molte cose, però prima vorrei chiederti come arriviamo qui in via Maria Vittoria con questa cucina e questo locale. Come arriviamo qui? Arriviamo dopo il mio percorso lungo, 26 anni, poi un po' di qua, un po' di là, fra Francia, Svizzera e 5 anni per Marchesi. Poi mi ha chiamato l'anno scorso, mi ha chiamato il ragazzo Alberto Lamondetti, e mi disse c'è un bel progetto, se vuoi partecipare, ed eccomi qua. Quindi un'idea di, anche un po' di nuova libertà in cucina, no? Sì. Cioè, quando uno accomuna e raccoglie tanta esperienza, quando alla fine pensi di avere, come hai avuto, la possibilità di metterla in pratica, è una bella cosa. Sì. Cioè, è così un po' che funziona? Sì, funziona così e mi piace. E qua ho delle belle possibilità, diciamo, di stare legato alla tradizione, però posso anche spaziare ogni tanto con altre cose, quindi è un po' più completo, meno noioso anche, no? Sempre fare le stesse cose. Ecco, quali sono gli, diciamo, i principi che uno, che il pubblico trova in questo menù? I principi sicuramente la stagionalità, che usiamo prodotti di stagione. Adesso fra la prossima settimana arriverà la carta nuova, quella di primavera, con la carbonara in primavera. E la stagionalità sicuramente. Poi questo lo confermo perché questa sera mi hanno giustamente detto non c'è più il cardo ma c'è l'asparago. Esattamente. Che è bello sentirselo dire, perché vuol dire che il prodotto è effettivamente di stagione. Perché adesso quindi siamo nel periodo. Complimenti a questo piccolo cambiamento che però denota un'attenzione al territorio, alla qualità del prodotto e al vantaggio che la materia prima sia davvero quella di stagione, no? Sì. Purtroppo adesso siamo nella terra di mezzo, sono quella settimana 10 giorni che non c'è il cardo, non ci sono più, o stanno finendo i prodotti invernali, però non ci sono ancora qua le nostre primizie, per esempio i piselli arriveranno fra 20 giorni, 15 al massimo. Senti, però grandi equilibri nei piatti, ho trovato dalla mousse bouche che aveva sentori di spezie ma anche una bella classica consistenza del gamberone, ai tagliarini straordinari col ragù di fegatini, cioè una attenzione alla, ripeto, alla consistenza e alla croccantezza degli ingredienti che non è da poco. Piano piano con l'esperienza si cerca sempre di. Quali cotture prediligi tu? Che cosa qui uno trova di particolare? Dici due cose per le quali bisogna venire in via Maria Vittoria da Camilla Schicci. Sicuramente gli agnolotti, che comunque rispettano la tradizione, non è facile mangiarli bene ovunque. È vero. Perché se ne dica anche lì. E poi niente, poi anche il pesce, perché sembra, ma siamo un ristorante. A volte no, io ho assaggiato il capesante. Siamo a pescheria. Capesante straordinario. Chi è il fornitore? È il Beppe Gallina. Sì, Beppe Gallina. Sì. Che abbiamo incontrato oggi, partner, quindi sì. Abbiamo incontrato oggi un grande fornitore e un grande uomo che ama quello che è la tradizione della qualità, come troviamo qua. Quindi io l'ho scelto come sì, partner. Sì, ma questa Torino passione, che riscopre l'enogastronomia di qualità, oltretutto, e lo dico io, ha un rapporto qualità-prezzo straordinario rispetto ad altre città sì, italiane. Sì. Ecco, che cos'è che sta dentro questa alchimia bellissima? Bisogna sapersi giostrare, no? Noi adesso andiamo avanti perché lavoriamo bene, siamo pieni tutte le sere. Infatti. Essendo che sarà solo 6 mesi che siamo aperti. No, ma questo lo voglio dire, perché c'è un menù di degustazione a 36 euro, sì, che è un elemento di grandissima qualità. Sì. Cioè la possibilità per tante persone di scoprire una cucina attenta, ragionata, perfetta nelle cotture, negli equilibri e allo stesso tempo, no, apertura al grande gusto. Quindi fate sì, quasi una didattica. Ho scelto un menù così a 36 euro, ho inserito cose non care apposta, no, buone, non care non è sinonimo di assolutamente, non assolutamente. Ho scelto derrate alimentari leggermente meno care che poi, rispetto al filetto, no? Quando uno sceglie dei tagli di carne, se sceglie il filetto sotto il filetto, ovviamente alzi il prezzo. C'è stata una ricerca oculata anche di quello, appunto per avere un approccio anche
alla media alta cucina anche una persona normale può avere un approccio. No, ma questo è altamente meritorio, cioè sì, la capacità di offrire una cucina di livello intelligente e ragionata a un prezzo abbordabile è qualcosa che dovrebbe essere l'esempio, sì, di quello che il nostro paese è. Sarebbe un po' come capacità enogastronomica e agroalimentare, quindi sì, tanto di chapeau, come si dice in Francia, perché è così che si porta avanti l'esperienza per tutti, no? Sì. Senti, nel menù nuovo primaverile cosa ci sarà che non abbiamo ancora visto questa sera? Allora ci sarà... Così invogliamo, allora, giustamente, farò la carbonara in primavera, che faccio degli spaghetti freschi alla chitarra con un ragù di fave, cipollotti spezzati, fave e piselli spezzati, cipollotti, guanciale, crema di pecorino e tuorlo d'uovo sopra. Magnifico, e tra i secondi primaverili cosa tra c'è? Tra i secondi ho scelto una... Per spaziare anche non solo lontano dal Piemonte, mi sono ispirato a una ricetta portoghese, un'antica ricetta popolare. Come adesso nella carta vecchia avevo il pil-pil, che è un'antica ricetta popolare, certo, dei Paesi Baschi, spagnoli, che è un'emulsione con il liquido di cottura di muerto e merluzzo. Nella carta nuova avrò un maialino abbinato alle vongole, che loro là in Portogallo si mangia maiale e vongole. E poi la liaison c'è un latte di cocco sotto, questo cubo di maialino rosolato, da gambo croccante, diciamo, messo così, adagiato le vongole sgusciate, è una riduzione che arriviamo in Piemonte, una riduzione di vermouth cocchi. Magnifico. Quindi ragazzi, avete, cari amici della Fare Italiane, avete sentito tutto ciò che è necessario per venire qua a Torino ad assaggiare il menù estivo e il menù primaverile, scusate, e quindi grazie, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Grazie Riccardo, ciao.